E a te, a tutti, ciurma, benvenuti a Giggrini in questo nuovissimo episodio su Detroit Become Human. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Io non ho idea di quanto manchi alla fine, non so se manca ancora un po', non so se manca poco, se sarà l'ultimo episodio, non lo so sinceramente. Fatto sta che lo scorso episodio è stato veramente allucinante, ragazzi. Cioè, è stato un mucchio di scelte praticamente quasi impossibile da dover fare, ma che alla fine ho dovuto fare comunque. Tra cui l'ultima, che era quella più importante, cioè scegliere se manifestare pacificamente o andare insomma a rompere le chiappozze agli umani. Io ho scelto di manifestare pacificamente, vediamo adesso cosa succede, ragazzi. Alle 6 di questa mattina è stato indetto un coprifuoco nazionale. Tutti i Addirittura. movimenti dei civili saranno monitorati. Il diritto di assemblea è sospeso. Tutte le comunicazioni elettroniche sono limitate e ho conferito pieni poteri alle nostre agenzie di sicurezza nazionale. Oltre a questi provvedimenti, tutti gli androidi devono essere consegnati alle autorità con effetto immediato. Dei campi Vogliono per fare un androidi sono genocidio, è stati vero. dislocati nelle maggiori città per contenerli e distruggerli. Certo. Ora io chiedo a tutti quanti i civili di collaborare con le autorità competenti. E vi assicuro che stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per garantire la sicurezza della nostra nazione. Certo. Per favore, Io fidati! direi Scusi. violazione. È vero che gli androidi possono violare i nostri sistemi e anche quelli di centrali nucleari e basi militari. Tutti gli androidi operanti in luoghi ad alto rischio sono stati neutralizzati e i sistemi informatici disattivati per evitare ogni rischio di hackeraggio. Minchia, l'avete La pensata proprio situazione è sotto tutte, controllo. eh? Siete Scusi! bravissimi. Scusi! Cyberlife? Non Cosa saprei. succederà alla Cyberlife? Gli androidi verranno banditi per sempre! Stiamo collaborando a stretto contatto con la Cyberlife per neutralizzare i devianti. Non rilascerò commenti su nient'altro finché non ci saremo occupati della Quindi questione non degli si sa androidi. come andrà a finire con gli Per androidi, favore! praticamente. Vita La prego! intelligente. Gli androidi potrebbero essere una nuova forma di vita intelligente. Qualche commento? È una cosa ridicola. Ah. Prossima domanda, prego. Presidente Warren! Scusi, Devianti. presidente! È vero che un gran numero di devianti è ancora in Al libertà? momento non disponiamo di tutti i dettagli, ma se così fosse, vi posso assicurare che presto saranno catturati e distrutti. Per Ovviamente, favore! Leader dei devianti. Il leader dei devianti è stato catturato! Il deviante noto come Marcus non è ancora stato individuato, ma presto lo troveremo e lo neutralizzeremo. Vi ringrazio. Per ora è tutto. Novembre 22:48. Chi è Connor? Connor che sta andando alla Cyberlife, ragazzi. Questo sì che sarà un gran casino. Connor, modello 313-248-317. Sono atteso. Aprimi, per poche storie. Identificazione effettuata. Ok. Ah, ok, era un androide anche questo. Procedi. Sì, giustamente c'ha scritto Cyberlife tanto grosso in petto. Oddio, che potrà mai succedere adesso? Oh. Non so che aspettarmi minimamente, ragazzi. Non lo so. Madonna. Sembra una supposta gigante. Fantastico. Minchia, è pazzesco, eh? Non so che fare. Ho paura, ho paura, ho paura, ho paura. Lo ripeto, ho paura. Mi sto cagando addosso. Me la sto a fare le mutande. Cioè, più chiaro che così non se può. Perché non ho la minima idea di cosa aspettarmi. Seguimi, ti scortiamo noi. Grazie, ma so dove andare. Forse, ma io eseguo gli ordini. Segui la guardia. Va bene, non facciamo passi falsi prima del tempo, eh. Che qua veramente ci stiamo rischiando la pelle tantissimo, ragazzi. Ok, a me
me mi identifichi. Ok. Perfetto. Ok, grazie, grazie. Sì, sì, sì. Madonna, raga. Guardate che roba. Minchia, sto posto è qualcosa di pazzesco. Ok, sì, dai, continua a mostrarmi la strada, non temere. Minchia, avete visto il livello di sicurezza che c'è qui, ragazzi? È una cosa assurda. Madonna. Pure la regia del gioco è fighissima, è fatto troppo bene, anche da sto punto di vista. Bravi, ragazzi, state lì come manichini impagliati, eh. Siete l'orgoglio della società androide. Agente 54, livello 31. Okay. Riconoscimento vocale d'acqua. Cosa c'è? Accesso autorizzato. Warehouse. Non so cosa sia. Ah, il magazzino. A livello meno 49. C'è un livello anche sottoterra. Madonna, come ci arrivo? Precostruisci, va meglio. Mi sa, prima di usare il pannello. Allora, vediamo un attimo. E poi... No, 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 no. Fallimento, direi assolutamente di no, perché quell'altro pezzo di merda mi sparerebbe. Ma succederà lo stesso, allora. Mi sparerà. E allora, come cavolo faccio? Questo è un bel dilemma. Perché sull'altra guardia, ragazzi, come potete ben vedere, ci sono due opzioni. Ok. Se lo becco da qua, dovremmo esserci. Speriamo bene. Poi segui. Oddio, raga, io vi posso assicurare che i quick time event mi mettono un'ansia. Ecco, sbaglio sempre. Mi mettono un'ansia allucinante, va bene? Nemmeno ve potete immaginare. Dai. Si prega di indicare identità e destinazione. Sì, 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 sì. Voce dell'agente 54. Agente 54, livello meno 49. Che figata. Riconoscimento vocale. Sì. Accesso autorizzato. Grazie, grazie ascensore. Peccato tu non possa vedere cosa c'è qui dentro. Oddio. Dove siamo adesso? In contemporanea, mentre Connor è lì. Ah, raggiungi il termine. L'ultimo autobus è tra 20 minuti. Non ci resta molto tempo, dobbiamo muoverci. Ok, Alice c'ha il concetto di famiglia. Ok, dobbiamo muoverci allora. Questo è chiarissimo. Che c'è? Stai bene? Che c'è? Ho tanto freddo. Hai ragione, tesoro. No, lascia. Disattiva a sto punto, scusa. Non devi evitare che senta freddo e muoia di freddo. Tanto vale. Ora ti sentirai meglio. Scusa. Di sicuro adesso stai Grazie. Meglio, vedi? Figurati, amore, figurati. Perché ci ricordiamo che avevamo scoperto che Alice era un androide. Cosa che purtroppo mi era stata già rivelata in commento quando è successo quel casino del commento spoiler che mi era stato fatto, ragazzi. Oh, merda. Che passò? Che è successo qui? Oh mio Dio. Non guardare, amore. Madonna. Che dite, la prendiamo? Sì, sì, sì. Vabbè, tanto mi sa che non c'era altra scelta. Ok, speriamo non debba servirci. Yeah. Ovviamente. Non restiamo qui. Cavolacci. No, non fatemi del male. Sto attento, in ginocchio. Oddio, raga, è terribile sta cosa. Che cosa faremo? Dobbiamo riuscire a prendere quell'autobus. Sta vicino a me. Proveremo a passare senza farci notare. Ce la faremo, Alice, te lo prometto. Io, raga, già mi sta venendo a sincopo. Non uccidetemi, non ho fatto niente. Sta zitto, ho detto. Sono ancora da lì. Guarda, io spero veramente che non ci scoprano, ragazzi. Spero di non passare la notte qui. Mi sta congelando le palle. Ma magari ti si congelasse. Ci sono soldati dappertutto. Dobbiamo fare attenzione.
Lo so. Oddio, lì direi che non è un muoversi. Ok, adesso? Oddio. Ho paura, ragazzi, ho il terrore che qualcuno mi scopra veramente. Cioè, ci sono guardie dovunque, cavolo. Madre mia. Guarda laggiù. È veramente uno sterminio. Ah, no! Non possiamo aiutarli. Ci sono soldati ovunque. Non possiamo abbandonarli. Li uccideranno. Amore, non me lo dire così. Ma come faccio? Vorrei tanto salvare i Jerry, però c'è. Cioè, poi ci beccano, ragazzi. Ci beccano. Mi dispiace nell'anima, ma mi sa che sarò costretta a procedere. Mi dispiace, Alice. Ci scopriranno. Ormai è finita. Ci scopriranno, capisci? No. Mi dispiace, amore. Mi dispiace tanto. Mi dispiace tanto. Dobbiamo continuare. È un errore. Sono un umano. Voglio tornare a casa. Mia moglie mi aspetta e dobbiamo controllare tutti i civili. Come faccio? Oddio, raga, non so che fa. No, vi prego. Come faccio? Cioè, se passo qua mi vedono. Sì. Vabbè, sì. Andate a quel paese. Scolo! Mannaggia la pupazza, guarda dove metti i piedi, ti prego, che se ci beccano alla fine. Cioè, raga, è terribile, va bene, è terribile questa cosa. È terribile, passa adesso che non c'è la luce. Madonna santa. Veramente uno sterminio assoluto, ragazzi. Oh. Se si gira è la fine. Dai, muoviti! Vai via! Ok. È quello l'autobus? Dimmi di sì. Non è questo? Via. Un posto di blocco. Cavolo. Abbiamo il passaporto, ma non si è mai troppo prudenti. E quindi che facciamo? Non c'è un'altra strada. Cambiando strada rischiamo di perdere l'autobus. Forse è meglio stare al sicuro. Posto il blocco rischioso. 3 minuti, 11 minuti. Io non so se facciamo in tempo. 11 minuti. Non so che fare, ragazzi. Scegliamo la strada alternativa. Spero di fare in tempo. Sinceramente, anche perché stiamo camminando proprio con una tranquillità allucinante. Poi se ci beccano lo stesso mi incavolo. Siamo in diretta da Detroit, dove migliaia di androidi stanno marciando sulla città in questo istante. Il leader dei devianti, che chiamano Marcus, è in testa al corteo. Sta succedendo qualcosa a Detroit, presidente. Oh, è il momento della verità. Marciamo verso il campo, ragazzi. Troppo figo in questo gioco. Minchia, la ripresa dall'elicottero, cioè. Spero veramente, ragazzi, veramente, che per una volta. Sì, ma se stanno a sterminare tutti, come fanno a non fargli stronzi? Mi sto a cagare addosso di nuovo. Con calma. Ci siamo. Il momento della verità. Esatto. Arrendetevi subito. Apriremo il fuoco. Non so che... Fermi.
Pace. Non vogliamo combattere con voi. La nostra è una protesta pacifica. L'avevamo detto anche l'altra volta. Apriremo il fuoco. Non si torna più indietro. No. Calma. Vi chiediamo di liberare tutti gli androidi detenuti nei campi e di cessare ogni tipo di ostilità. Veniamo in pace. Non ricorreremo alla violenza. Ma non ce ne andremo se non libererete i nostri. Ok. Oddio, raga, succederà un casino. Già lo so. Ok, come potete vedere, è successo quello che avevo sperato succedesse. Nel senso che, se noi rimaniamo sulla strada della pace, magari il resto dell'umanità si rende conto che sti benedetti poliziotti de merda stanno facendo una strage, capite? Per cui, da questo punto di vista, ci sta andando bene, ragazzi. Però, hanno cominciato a spararci addosso. Magari... qualcuno porrà fine a tutto questo, io me lo auguro, raga, perché il mio cuore non regge più. Inginocchiati. Volete aprire il fuoco su dei contestatori disarmati? Prego, basta. Vi prego. Cessate il fuoco. Sì, Michael, siamo a poco meno di 100 metri e gli eventi si evolvono continuamente. Vi daremo aggiornamenti non appena possibile. Just Douglas, Channel 16. Michael, a te la linea. Marcus, che facciamo? Aspettiamo. Resistiamo. Il più possibile. Ok, siamo tornati qui, raga. Minchia, c'è questo intercambio repentino. Merda. Ecco, ti hanno avvisati, cavolo! E mo? Che cavolo? C'è una sequenza, non bisogna scegliere. C'è l'ordine in cui sparare praticamente, ok. Madonna. Converti gli androidi, ragazzi. Ti posso convertire tutti, come faccio? Madonna, guardate quanti sono. Forza, Connor. Ah, devo tener premuto, ok? Forza. Converti anche tu. Quello pezzo di merda. Stai indietro, Connor! E lo risparmierò! Scusa, Connor. Il bastardo è uguale a te. No! Minchia, un risvolto del genere, no! Non so assolutamente cosa dire, raga. Sono allibita di nuovo. Dai, siamo al terminal degli autobus. Facciamo in tempo a prendere l'autobus. Siamo arrivati, è fatta. E le guardie per il confine col Canada. L'ultimo autobus per il confine pieno. Sono passeggeri con biglietti.
biglietto. Tutte le trappe sono sospese fino al nuovo ordine. No, non può essere. Senza biglietto non ci faranno salire. E come cavolo? Siamo bloccati qui. No. Che cosa facciamo? Dove i biglietti? Dove cavolo li prendo i biglietti? No, sul serio. Eris, che fai qui? Non so che fare, raga, sinceramente. Vediamo se sta tipo a qualcosa. No. Piaci molto a Oliver. Sta dormendo. È sua? Sì. È adorabile. Grazie, lo so. Anche okay. Il suo è adorabile. Sandwich presi, chiamato tua madre. Muoviamoci o perdiamo l'autobus. Hai i biglietti, sì? Sì, tesoro, in borsa. Bene, andiamo allora. È caduto. Lo teniamo, scusa, sto punto. È la nostra unica chance. Ah, minchia, un biglietto solo per adulto. E la bimba? Scusa, non sai quanto mi dispiace, ero sicura. Merda, non ci credo. Cosa sarà successo? Non puoi averli persi. Hai guardato nella borsa? Li avevo nello zaino. Sì, ma non andare così, dai. Culo. Oh. Mi scusi, non è che ha visto una busta blu in giro? Dentro c'erano i nostri biglietti e... No. Oh, lasci stare. Cioè, raga, non... No, tienili. Cioè, scusa, sto punto. No, mi spiace. Cioè, scusate. Che cosa faremo? Non possiamo restare qui. Cavolo, dobbiamo portare al sicuro Oliver. Scusa, mio amore. Che faccio? Cioè, c'hanno un bambino piccolo. La mia bambina è un androide. Restituisci, raga, non ce la faccio. Non so cosa è successo. Li trovati per terra. Oh, grazie. Grazie a voi, ci avete salvato. Mi spiace, Alice. Ok, va bene. Hai fatto la cosa giusta. Troveremo un modo. Grazie, piccolo. Controllo sicurezza. Oh, trovo un altro modo per partire. Come faccio? Minchia, stanno controllando le persone, ragazzi. Come faccio? Cosa c'è qui? Adam! Cara, presto! Oh! Seguimi! Ciao! Che ci fa qui? Non me l'aspettavo, raga, minimamente, ve lo giuro. Ciao, cara. Grazie a Dio siete vive. Oh, mio Dio. Abbiamo visto l'attacco a Jericho in TV. Temevo foste rimaste uccise per colpa mia. Ma come ci avete trovato? Sapevo che vi avrei trovate qui. Stanno cercando gli androidi casa per casa. Siamo scappati prima che ci tradissero. Che ne è degli altri? Sono lì dentro, immagino. Cercano gli androidi al confine. Ma ho trovato qualcuno che può portarli al di là del fiume. È rischioso, ma è l'unico modo. A questo punto. Venite sì. Con noi. Sì. Direi che è l'unica maniera. Sì. Veniamo. Ok, salite. Madonna. Stavano effettuando i controlli, infatti, eh. Minchia, c'è andata di culo. Speriamo non ci sia alcun intoppo. Sinceramente. Oddio, che succederà a Connor? Oddio, raga, non ci posso pensare. Ok, siamo di nuovo qua. Ho costruito una mezza specie di fortino, chiamiamolo così. Che facciamo adesso? Rinforza la barricata. Dobbiamo finire la barricata, aiutatemi. Ok, e con cosa la finiamo? La barricata con l'auto? Okay. Aiutatemi! Chissà di chi sarà quest'auto. Forza ragazzi, forza!
Forse coraggio, dai. Comunque l'opinione pubblica si era alzata, ragazzi, eh. C'era scritto comprensione. Questa cosa credo sia molto importante, direi. Sono molto felice di questo riscontro. Ok. Bene, dovrebbe andare. Perfetto. So che non è stata una decisione no, facile. No, per niente, infatti. Ma questa è la cosa giusta. Lo so, amico, lo so. North ce l'avrà un po' con noi, eh. Allora, manda un messaggio ai giornalisti. Aiuta la tua gente, mantieni la barricata. Aiuta la tua gente, madonna. Tutto bene. Devo parlare con tutti, siamo freschi. Sparavano sulla folla. Lo so, amico. Molti sono morti. Potevo essere io. Ho paura, non voglio spegnermi. Non so. Ispira. Siamo qui perché non vogliamo più vivere nella paura. Perché le nostre vite valgono più di quanto dicono. Per questo combattiamo. Per questo siamo qui. Ok. Spero di averlo rincuorato un pochettino, sinceramente. Leggi. Ah, minchia, abbiamo pure un giornale qua. Pensate un po' che roba. Ci stanno sfidando. Rivolta agli androidi a Detroit. Delineando una nuova apocalisse, addirittura un'apocalisse. Con chi altro che... Ah, devo... Aspetta, posso fare qualcosa... Ah, raccogli, vediamo. Possiamo mettere la bandiera da qualche parte? Qui. Oh! Solidale. Wow, 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 ragazzi. Abbiamo ottenuto tantissimo, eh. Abbiamo ottenuto tantissimo, anche perché molti di voi molte volte mi hanno detto guarda che l'opinione pubblica è molto importante. Quindi, andiamo un po' qua, che devo fare? Aspetta, posso accendere il fuoco qua? Ok. Riscaldatevi pure, ragazzi, forza. Madonna, raga, guardate qua. Molti dei nostri sono caduti. Gli umani non hanno nessuna pietà per chi è diverso. Guarda, questa cosa va avanti dalla notte dei tempi, mio caro. Dalla notte dei tempi. Qua cosa c'è? Marcus, abbiamo quello che volevi. Ci sono dei giornalisti laggiù. Devono sapere cosa sta succedendo. Uguaglianza. Ok, l'opinione pubblica è salita, eh. Anche l'opinione di Jericho, meno male. Perfetto. Allora, il messaggio ai giornalisti l'abbiamo mandato. Dobbiamo ancora finire di aiutare la nostra gente e di vedere quanti soldati ci sono, giusto? La posizione dei soldati, perlomeno. Ma qua forse possiamo controllare il numero di soldati, posizione dei soldati. Guardate lì là. Non si fermeranno. Che facciamo se ci attaccano? Resistiamo. Non possiamo fare altro. Ormai la decisione credi l'abbiamo presa. Connor ce la possa fare. Possiamo contare solo su di noi. Ok, raga, abbiamo controllato pure la posizione dei soldati. Sinceramente non so cos'altro fare. Ah, qua c'è Norto, non l'avevo vista. Ciao cara, so che tu adesso... Perché vai su, Marcus? Se ti sto dicendo di andare giù. So che tu adesso ce l'avrai a morte con me. Però ti prego, non essere troppo severa. Non li tratterrà a lungo. Forse è meglio di niente. Beh, direi di sì. Altri gruppi umani? Si mettono in posizione. Se attaccano, non abbiamo scampo. Che gioia saperlo.
Dubbi? In quanti dovranno ancora morire? Vale la pena dare la vita per una causa? Minchia, ti fai venire sti dubbi adesso? La speranza. Mi fido di te. Ci fidiamo tutti. Grazie, mi fa piacere sapere questo. Grazie. Qualsiasi cosa accada, noi avremo fatto la storia. Che teneri che sembrano. Lei è proprio bella poi. Ok. Hai parlato alla tua squadra, per cui non ci resta che venire qua, suppongo. Marcus! Sono venuto per parlare, Marcus. Ah. Senti, hai la mia parola. Non interverremo. Non andare. È una trappola. È per farti uscire allo scoperto. Non andare, Marcus. Sono disarmato, Marcus. Voglio solo parlare. Ma gli altri non lo sono. No, raga. No. Non mi fido neanche un po'. Perché lui sarà disarmato, ma quelli dietro di lui no. E probabilmente pensano che se ammazzano il leader degli androidi, gli altri andranno nel panico. Voglio dire che rifiuto, ma proprio grandemente. Non ho nient'altro da dire. Liberateli e parleremo. Sono venuto qui per negoziare. Non lo volete anche voi? Perché non fai abbassare a tutti le armi? Rifiuta. No. Ho già dato la mia risposta. Vuoi giocartela così? Ok. Porca vacca. Cioè, raga, ma veramente, ma chi mi assicura? Cioè, non so che pensare, non so che fare, non lo so. Forza, ragazzi, avanti così. Gli umani hanno intenzione di attaccare. Dimostreremo loro che non abbiamo paura. Se dobbiamo morire, allora moriremo liberi. Alt. Cioè, raga, veramente, no? Cioè, che adesso io probabilmente lo scoprirò rigiocando il gioco. Ma chi mi assicura che quello là veramente una volta che uscivo fuori non mi faceva ammazzare? Sono malfidata, probabilmente sì. Non so che dire. Io direi che pure per oggi abbiamo visto abbastanza. Siamo in un momento assolutamente cruciale, ragazzi. C'è Hank di mezzo. Vedremo cosa succederà la prossima volta. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E obdosh a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!